Eccoci qui, benvenuti, ben ritrovati a parlare, siamo qui per parlare di medicina, medicina in diretta. Oggi parliamo dei problemi che possono interessare orecchie, naso e gola, quindi abbiamo il piacere di ospitare il nostro otorino di fiducia, il dottor Francesco Mellea, che è direttore dell'unità di otorinolaringoiatria degli ospedali di Rossano e Corigliano. Benvenuto. Buonasera. Dottor Mellea, bentornato. Buonasera. Allora, dottor Mellea, sicuramente questi sbalzi di temperatura si ripercuotono sul nostro fisico, quindi a parte le influenze stagionali abbiamo queste sindromi, ad esempio parainfluenzali, influenzali, raffreddori, mal di gola, quant'altro. Ci sta tutto. Allora, qualche consiglio da dare ai nostri telespettatori e poi cerchiamo di affrontare una problematica che da 2 anni a questa parte con lei abbiamo cercato di lanciare per sensibilizzare l'opinione pubblica, l'interazione dell'inquinamento ambientale sulla nostra salute, in particolare anche su questo apparato delicatissimo. Sì, i malanni di stagione. Per quanto riguarda la sfera otorinolaringoiatrica sono le riniti, le rinosinusiti, che poi più o meno sono due nomi diversi per definire la stessa situazione patologica, cioè un'infiammazione che colpisce le mucose. Queste mucose che, come abbiamo spiegato tante volte, sono le fodere di rivestimento delle cavità nasali e delle vie aeree superiori, che sono costituite appunto dal naso, dai seni paranasali, dalla faringe, dalla laringe e anche il cavo orale fondamentalmente. Quindi la mucosa, abbiamo detto, è una struttura, una fodera che riveste queste cavità. Queste cavità dove passa l'aria che noi respiriamo. E poi naturalmente a livello del cavo orale, della faringe, passa anche il bolo alimentare, quindi vengono definite anche vie aerodigestive superiori, perché poi fanno anche passare gli alimenti, quello che noi mangiamo. Quindi abbiamo sempre detto che perché queste vie aeree funzionino bene, c'è bisogno che questa mucosa, questa fodera, sia anatomicamente e fisiologicamente efficiente. Ora, questo è ormai un obiettivo che difficilmente si riesce ormai a raggiungere nella vita odierna, nel mondo odierno, perché questa mucosa è esposta a numerosi fattori ambientali. Ora, noi naturalmente abbiamo in questa trasmissione, e soprattutto rendo merito a lei per come la ha condotta negli anni, abbiamo sempre stressato, diciamo così, abbiamo sempre insistito su questi fattori ambientali. Questi fattori ambientali che naturalmente sono ormai molto dibattuti anche nelle televisioni, in TV, ma alle quali ancora non riusciamo a dare questa importanza. Ecco, perché comunque l'inquinamento ambientale viene sempre ricollegato ai tumori di polmoni o di altri organi, a queste patologie, insomma, non ci si sofferma mai sui danni che provocano a questo apparato respiratorio, a otorinolaringoiatrico. Perfetto, infatti, ecco, lei mi dà l'occasione per ricordare che l'apparato respiratorio non è costituito a compartimenti separati uno dall'altro, ma sono decenni ormai che si dice che questo apparato respiratorio è un'unica unità funzionale, è un tutt'uno. Si comincia dal naso, perché teoricamente la respirazione normale, fisiologica, dovrebbe avvenire attraverso il naso. Molte persone sanno perfettamente invece che questo non accade, perché hanno il naso ostruito, hanno il naso chiuso, bloccato, e respirano invece dalla bocca. Quella non è una respirazione normale. Quindi l'apparato respiratorio parte dal naso, prosegue attraverso la faringe, la laringe, poi va giù nella trachea, nei bronchi, fino ad arrivare ai polmoni e agli alveoli. È un'unica unità funzionale. Se non funziona bene il naso, non funziona bene tutto il resto.
E allora da anni si parla di queste sindromi rino-bronchiali, rino-sinusali e bronchiali. Abbiamo detto che i seni paranasali cosa sono? Sono delle cavità che tutti abbiamo sulla faccia, ai lati del naso, sulla fronte. Sono delle cavità che normalmente sono ripieni di aria. Sono ripieni di aria perché debbono ventilare, cioè devono essere aperti questi seni, in modo da consentire il passaggio normale dell'aria dal naso attraverso questi canali che poi li collegano. Spesso invece chi soffre di sinusite ha queste cavità, ce le ha bloccate, ce le ha chiuse. Queste cavità non ventilano più e quindi non solo non ventilano, quanto non riescono ad espellere, ad eliminare il muco che normalmente si forma nella mucosa. Perché la mucosa come funziona? La mucosa è fatta da diversi strati. Il primo strato, forse il più importante, è quello costituito da una pellicola, da un film di acqua, di superficie. Bene, questa pellicola che c'è in superficie fatta da acqua, ormai con l'aria che noi respiriamo, che è un'aria molto secca, molto asciutta, scompare. Quasi tutti ormai l'umidificazione della mucosa è una chimera. È compromessa. Quindi la mucosa poi contiene, per poter funzionare bene, deve avere appunto questo strato superficiale di acqua, poi in questo strato sono immerse sia le ciglia, che sono come dei piccoli peli, sulle superfici delle cellule, che si muovono, battono, e battendo fanno in modo che il muco che si produce, il muco che ingloba i batteri, i microorganismi, tutto i detriti, quello che viene filtrato dall'esterno, viene inalato, questo muco poi viene trasportato da queste ciglia lungo la mucosa e deve essere espulso all'esterno. Se questo è il meccanismo, diciamo, normale, il meccanismo che sia auspicabile, però non sempre è così, perché appunto la mucosa non è più normale, è alterata, perché appunto questi seni paranasali che dovrebbero essere ben ventilati e dove questa circolazione del muco dovrebbe avvenire in maniera ottimale, non avviene perché queste cavità sono chiuse, bloccate, i piccoli orifizi che li fanno collegare al naso si chiudono facilmente, e questo muco, soprattutto ecco, questo muco in tante persone, anziché uscire all'esterno, anziché essere espulso, eliminato per le vie normali e con il trasporto mucociliare efficace, rimane trattenuto all'interno del naso, all'interno dei seni. E, peggio ancora, dal naso poi scola, cioè durante le ore notturne soprattutto, quando noi siamo supini sul letto, questo muco che si produce, anziché essere espulso all'esterno, comincia a colare, a scolare dietro il naso e va a finire in gola. Spesso è un muco infetto, è un muco che soggiorna, che ristagna da tanto tempo, quindi è un muco che è diventato giallo nel frattempo, verde, vuol dire che si è infettato, vuol dire che ci sono dei germi, quindi vuol dire che è un terreno per microorganismi. Questo muco va a finire poi nelle basse vie respiratorie. Ecco perché le vie respiratorie sono collegate, si parla di sindrome rinobronchiale, perché il muco infetto fondamentalmente cade giù nelle basse vie aeree, comincia a cadere in gola, poi però dalla laringe comincia a prendere la via della trachea, dei bronchi e dei polmoni. Quindi, questo è il meccanismo. È un meccanismo molto, molto semplice, un meccanismo certo, primitivo. Ma noi abbiamo dato più volte i consigli per a cominciare dall'insegnare i bambini sin da piccoli a soffiare bene il naso, quindi bisogna gestire questo muco e cercare di avere sempre questa umidificazione costante. Come ci si può difendere da questo ambiente in cui viviamo? Perché ovunque adesso climatizzatori, riscaldamenti, insomma inquinamento atmosferico, è un po' difficile difendersi da questi agenti. E queste sono le cose fondamentali di cui dobbiamo discutere. Il fatto che noi pensiamo per esempio a quando i minatori, i lavoratori delle miniere, lavoravano appunto in queste miniere ed erano le categorie di professionali, di persone che veniva praticamente colpita da queste malattie da polveri, dalle malattie da polveri. Nelle miniere loro respiravano quest'aria piena di polveri, di minerali, che venivano poi convogliate nei polmoni
e sviluppavano le malattie polmonari. Noi abbiamo sempre pensato che i minatori erano delle categorie a parte perché lavoravano quindi in quegli ambienti. Potevano colpire solo loro queste Purtroppo patologie. L'inquinamento invece terrestre è andato avanti, tutti noi ormai osserviamo, vediamo documentari in televisione che ci parlano di inquinamento anche ai poli. Quindi queste particelle, questo materiale particolato, queste particelle, queste polveri, si depositano ormai dappertutto, non solo nei polmoni dei minatori, si depositano dappertutto. Quindi quelle che prima erano delle malattie appannaggio solo di alcune categorie, ormai sono di dominio universale. Cioè, infatti noi vediamo una grande diffusione di queste patologie nei bambini, ma anche nelle persone adulte. No? Quindi voglio dire, noi respiriamo quest'aria, è chiaro che le analizzano, queste aree che noi respiriamo, poi nelle varie città c'è una differenza di concentrazione, di materiale particolato, al punto che noi ci sorprendiamo quando in certe città, anche italiane, no, bloccano la circolazione del traffico, no? Ammettiamolo, ci sorprendiamo, com'è possibile che tu sospendi la circolazione delle macchine a Torino, a Milano? Non ce ne facciamo una ragione. Quindi voglio dire, evidentemente siamo lontani dal percepire la pericolosità che ormai esiste, no? Sul fatto di respirare queste. Poi noi nel sud invece ci consideriamo dei privilegiati, perché forse lo siamo, però anche qui l'inquinamento atmosferico non ci dà mica. Certo, magari non abbiamo le grosse concentrazioni come nelle grandi città, però abbiamo la ventilazione. Quando riusciamo ad avere la ventilazione, noi siamo fortunati quando riusciamo ad avere una ventilazione che spazza via questi inquinamenti, altrimenti ristagnano anche da noi. Cioè anche da noi ci sono delle zone, delle aree, specialmente nel Cosentino, delle aree in cui c'è un ristagno di quella che noi chiamiamo umidità, quello è inquinamento, quello è lo smog che si formava soltanto nelle città industriali prima, adesso c'è dappertutto. Adesso si forma dappertutto. E comunque questo inquinamento noi ce l'abbiamo in casa, dottore, perché abbiamo tante fonti di inquinamento, anche nelle nostre abitazioni. Quindi, oltre alle macchine ci sono i riscaldamenti inquinano i riscaldamenti e per esempio, lo dico spesso ai miei pazienti che vivono nelle città di altura, in altitudine, in montagna, per loro è naturale che fare uso come impianti di riscaldamento, usare i termocamini, i caminetti, ma purtroppo i caminetti producono un danno notevole all'apparato respiratorio delle persone, perché i caminetti producono un'aria molto secca, molto asciutta, e quasi subito bruciano quello strato di acqua, della mucosa che noi, di cui abbiamo parlato. E presso a poco sono come i termoventilatori, come i condizionatori d'estate, seccano, asciugano la mucosa. La mucosa non funziona più bene. Poi noi naturalmente andiamo alla ricerca. Dopo che ci esponiamo all'aria condizionata d'estate, ai termoventilatori, ai camini, andiamo alla ricerca dell'infezione. Ma non c'è infezione. Andiamo alla ricerca della terapia usando gli antibiotici. Ma non c'è un antibiotico che debba curare un'infezione in questi casi. In questi casi è la mucosa esposta a quest'aria secca che si è danneggiata. Ecco, come possiamo aiutare la mucosa in maniera non invasiva con troppi farmaci o con questi spray, queste cose che poi magari possono danneggiare? Ci sono degli escamotage per aiutarci, dottore? Il modo per aiutare la mucosa è anche questo molto semplice, molto primordiale. È la stessa cosa che noi faremmo se avessimo una pianta secca. Se noi abbiamo una pianta secca, abbiamo dell'acqua. Ma acqua e basta, cioè solo acqua, non acqua e sale, come invece noi stessi, perché siamo noi a confondere anche, spesso siamo noi medici a confondere i pazienti. Se noi su una mucosa secca spruzziamo dell'acqua col sale, non va bene. Quindi, come noi faremmo con una pianta, cioè a buttare acqua? Acqua semplice senza nessun sale. Allora, come si può trasferire alle mucose l'acqua? L'acqua alle mucose si può trasferire. Intanto ci vuole un'idratazione
generale dell'organismo, quindi si dice che bisogna bere non meno di 1,5 litri di acqua al giorno. Quindi già l'organismo deve essere idratato di per sé, completamente. Già questo idrata le mucose. L'idratazione è il miglior fluidificante del muco, perché quando noi siamo disidratati, questo muco che il nostro apparato produce per difenderci diventa molto denso, viscoso, è difficile da eliminare. Allora, il miglior fluidificante del muco è l'acqua bevuta. Poi, sulle mucose, come possiamo convogliare, trasferire quest'acqua? La possiamo trasferire o con i rimedi di una volta, che lei ha già, con i fumenti, con i suffumigi, cioè con il vapore acqueo. Questi sono sempre validi. Sono sempre validi. Certo, bisogna bollire l'acqua, bisogna perdere tempo, insomma uno lo fa per un po', poi finisce lì, non lo fa per molto perché tempo. Perché andiamo sempre di corsa. Andiamo di corsa, quindi però quello è sempre un metodo valido, ma il principio è sempre. Oppure ci possono, per esempio, si può andare una o due volte all'anno alle terme per fare, le terme è un qualcosa che dobbiamo rivalutare enormemente, specialmente noi calabresi. Noi in Calabria abbiamo le migliori acque termali, ok? Quindi rivalutiamole, andando quando sono aperte due volte all'anno, e lì però dobbiamo anche farci aiutare dagli operatori, perché dobbiamo pretendere che si facciano delle inalazioni con vapore acqueo. Ecco. Con vapore acqueo. Cioè si va alle terme per stare meglio, in effetti le persone che vanno alle terme. Bisogna però fare dei trattamenti finalizzati appunto all'umidificazione delle mucose, quello si fa con il vapore acqueo, con l'inalazione col vapore acqueo. E poi a casa, nei periodi, perché le terme purtroppo non sono aperte sempre, no, sono aperte solo in certi periodi. Sì. Poi noi abbiamo la fortuna di avere il mare d'estate, quindi andiamo al mare a respirare l'aria salso-bromo-iodica marina. E quella va benissimo, quella dottore. È perfetta. Quando noi passeggiamo sui lungomari e vediamo quella nebbiolina, quella è aerosol naturale di acqua salso-bromo-iodica del mare. Quella respiriamola, inaliamola con il naso. Poi a casa esistono degli apparecchi che possiamo comprare e che non sono gli apparecchi d'aerosol, perché gli apparecchi d'aerosol sono migliorati tecnicamente negli anni. Sono apparecchi velocissimi, ultraveloci, che nebulizzano velocemente quello che ci si mette dentro, però ahimè nebulizzano e fanno perdere anche le goccioline d'acqua, quindi mandano del concentrato secco. Allora, invece, facciamo le inalazioni con gli apparecchi inalatori, quelli che noi utilizziamo usando la bottiglia d'acqua, insomma, voglio dire, perché sugli apparecchi di aerosol bisogna un attimino trattarli con moderazione, perché sono ottimi, però purtroppo seccano molto. Cioè i pazienti ultimamente hanno questa sensazione che facendo gli aerosol le mucose le sentono più asciutte. Stanno peggio. Però queste aerosol spesso vengono consigliati ai bambini, dottore. Vengono consigliati a tutti. Quindi non va bene farli spesso, appena si arrossa la gola o hanno un po' di raffreddore, indicare subito l'aerosol. Sarebbe bene utilizzare un nebulizzatore se non c'è una necessità, diciamo, di farmaci, di assunzione di farmaci. Certo, e questo è importante, questa è una domanda importante, perché praticamente nei bambini in effetti bisogna trovare un modo semplice ed efficace di trasportare dei farmaci, fondamentalmente cortisonici, sulle alte vie aeree, e questo si fa con l'aerosol. E in effetti nei bambini, io l'uso di questo aerosol lo vedo nei bambini, perché comunque il bambino lo utilizza per pochi periodi, qualche giorno lo si riesce a fare, e tu trasferisci al bambino, insomma, gli nebulizzi questo corticosteroide che un po', diciamo, riduce l'infiammazione. Il bambino, proprio perché è bambino, ha ancora comunque la capacità, la mucosa, di fronteggiare gli insulti, ma negli adulti ormai è sistematico, cioè negli adulti c'è la sensazione che una volta fatto l'aerosol, loro non stanno bene, cioè sentono la secchezza, avvertono la secchezza. Il bambino sopporta tutto. Poi al bambino tutto sommato devi subito fare una terapia d'urto, d'attacco, quindi l'aerosol trasferisci, diciamo, serve per somministrare dei corticosteroidi, può andare anche bene. Però il bambino quando poi diventa adulto
Se pensa di che l'aerosol gli faccia lo stesso effetto che può fare da quando è bambino, qui questo non lo può realizzare. Negli adulti, con purtroppo, la moderazione quando strettamente necessario. Gli adulti riferiscono, gli adulti, noi abbiamo, diciamo, il feedback, cioè l'adulto viene da noi e ci racconta la sua esperienza, dice, e ci dicono, ormai veramente è un giudizio unanime, che l'aerosol li ha fatto stare non bene, cioè li ha fatti stare, ha peggiorato quella sensazione di secchezza che loro avevano. Perché il bambino fa l'aerosol per trattarlo dalla rinite acuta, dalla faringite acuta, insomma dall'infiammazione acuta, allora lì, cioè, ma quando l'adulto invece lo fa perché si sente ostruito. Il problema è quello che abbiamo detto prima, cioè dei fattori ambientali, della secchezza. L'aerosol aggiunge secchezza a secchezza. Ecco, dottore, quando bisogna preoccuparsi se c'è una ripetizione frequente, ad esempio, di mal di gola, di tonsillite, di altre problematiche, soprattutto pensiamo ai bambini che vanno all'asilo e che un giorno sì, un giorno l'altro tornano a casa con qualche problema. Ci può stare fisiologico oppure c'è qualcosa che non va e quindi bisogna valutare bene anche l'apparato respiratorio? Sì, e con questa domanda ci ricolleghiamo a quello che lei diceva prima, cioè a quello che lei ha anticipato, su quali sono, in poche parole, i mezzi di prevenzione per l'apparato respiratorio. Cioè, è possibile fare prevenzione per l'apparato, nonostante noi siamo esposti ormai a questi fattori ambientali che non ci danno scampo, certo. No? Però è possibile fare quantomeno, adottare dei comportamenti, delle misure comportamentali che ci facciano fare prevenzione di queste forme recidivanti, ripetute, di infezioni respiratorie? Secondo me sì, cioè, e si comincia dai bambini. Ora, naturalmente noi tutti sappiamo, leggiamo che perché i bambini contraggono in continuazione, contraggono da quando sono in età prescolare. Ecco, abbiamo una telefonata, continuiamo dopo con i bambini. Pronto? Buonasera. 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 Io ho una domanda al dottore, ma una già sì. La sta rispondendo solo sulla prevenzione dei bambini. Sì. La prevenzione che poi per quanto scuola con i termosifoni, come ritengo, semplicemente questa si ammala, perché è impossibile star bene con una temperatura con i termosifoni H24 nelle scuole. Volevo fare questo, volevo domandare questo, io stesso sono un po' di adenoidi. Il bambino? Allora, noi sentiamo uno strano disturbo e la sentiamo poco, non so se si può risolvere il problema se richiama lei, perché era impossibile continuare. Comunque il signore era interessato al discorso che stavamo facendo dei bambini, anche questo fatto che magari i riscaldamenti a scuola sono accesi per più ore, quindi c'è questa secchezza ed è tra l'altro un altro veicolo anche di problematiche, visto che già lo stare insieme, se c'è un bambino un virus o un batterio che lo trasmette. Adesso vediamo di ripristinare la telefonata. Ci siamo riusciti? Pronto? Ecco, sì. Adesso la sentiamo bene. Senza niente, volevo domandare al dottore. Mia figlia soffre un po' di adenoidi. Uh-huh. Io quanti anni ha? Ha 5 anni e mezzo. Io porto spesso a controllo, niente, di tanto in tanto ci faccio l'aerosol, di tanto in tanto gli do una cupa di immunostimolanti. E niente, volevo sapere se secondo lei questo problema poi col crescere si risolve solo e che prevenzione posso usare durante l'anno per questo. Perché come ripeto, ne soffre spesso poi quando va all'asilo perché è un ambiente troppo caldo. Che uno lo ripete sempre alle maestre, a tutte, alla direttrice, negli asili, nelle scuole, i termosifoni è impossibile farli stare in quel modo. Sono ambienti non areggiati. Non certo. Aprono mai una finestra, perché mia figlia quando non fa l'asilo che sta all'aria aperta sta bene. Però è quello, l'asilo, perché ci sono temperature, vi dico che è impossibile starci. Poi quest'anno con la cosa del freddo sembrava che dovevano affrontare l'inverno della Russia, quindi H24 termosifoni, un guaio. Sì. Stavo sentendo la sua. Stavate spiegando sulla prevenzione, sì. Volevo fare anche questo come domanda.
Grazie a lei, grazie per la domanda. È una domanda importante questa, infatti, ed è diciamo uno dei nostri nodi. Allora, sì, allora, come diceva il Signore, premesso che noi dobbiamo fare i conti con i fattori ambientali, e quelli ci sono, va bene? Quindi abbiamo, quest'anno è stato un inverno freddo, naturalmente i riscaldamenti vengono tenuti alti. Poi quando si esce fuori però c'è il cambio di temperatura, quindi il bambino, ma anche l'adulto, è esposto a questi fattori. Poi naturalmente con i termosifoni abbiamo, no, il fatto che l'aria è viziata, come diceva, infatti, tutta una serie. Viziata, non quindi abbiamo a che fare. L'umidificazione viene fatta correttamente. Esattamente. Perché... Allora, abbiamo a che fare con i fattori ambientali. Allora, fattori ambientali, ci fermiamo perché dobbiamo dare la pubblicità, dottore, e il resto lo diciamo subito dopo. Poi rispondiamo. Linea certo. Alla regia. Rieccoci in diretta, siamo in compagnia del dottor Francesco Mellea, direttore di Otorino Laringoiatria e gli ospedali riuniti di Rossano e Corigliano. Stavamo parlando, insomma, di come fare prevenzione per proteggere naso, gola, vie respiratorie, insomma, e rispondiamo al signore che chiedeva della bimba di 5 anni che all'asilo, insomma, si prende sempre tutte queste problematiche. Se sta a casa o all'aperto sta meglio. Allora, sì, quindi abbiamo detto che la bambina, come tutti i bambini, dovrà fare i conti con i fattori ambientali. Quindi si può fare prevenzione per evitare che queste infezioni respiratorie nei bambini recidivino con facilità, che soprattutto colpiscano l'orecchio provocando queste otiti ricorrenti? Secondo me, secondo tante persone, sì. Come si può fare prevenzione sull'apparato respiratorio? In un modo molto semplice, e probabilmente l'unico, è il metodo dell'igiene nasale. Ora, si legge facilmente dappertutto igiene nasale, però naturalmente non viene specificato di cosa si tratta e come deve essere effettuata, perché non è una cosa semplice, o meglio, è semplice se ci si mette d'impegno. Allora, la prevenzione dell'apparato, delle malattie dell'apparato respiratorio, sia nei bambini e quindi anche negli adulti, si ottiene in un solo modo, con questa igiene nasale, che, per quanto mi riguarda, vuol dire solo ed esclusivamente imparare dall'età di 2 anni e mezzo massimo a soffiare bene il naso e ad eliminare tutto il muco che i bambini producono, come è normale che producano, da quando sono piccolini, fino a quando poi crescono. Quindi bisogna portare i bambini ad imparare a soffiare bene, efficacemente il naso, a espellere questo muco che si forma e che non ristagni nelle loro vie, nel loro nasino, perché se ristagna, e noi lo vediamo, ci sono bambini che a 6 anni, 7 anni, non so se è il caso del Signore, chiede al bambino di soffiare il naso, non lo sanno fare. Non lo hanno mai imparato, nessuno glielo ha mai detto, nessuno glielo ha mai imposto. Non viene, si ritiene che non sia una cosa importante. Infatti, quindi sì. L'igiene nasale invece com'è che viene raggiunta in maniera sbagliata? Con i lavaggi nasali. I lavaggi nasali possono andar bene fino a quando il bambino è piccolino, fino a quando ha 1 anno d'età, 1 anno e mezzo, quando non è autonomo. Ma dai 2 anni in poi il lavaggio nasale è dannoso, è controproducente. Il lavaggio nasale non fa altro che far spostare il muco che ristagna dietro il naso giù nelle vie, nella gola. Non fa altro che far pensare, far capire al bambino che anziché soffiare e farlo bene, quindi espellere fuori, fanno capire che il bambino deve tirare dentro, sniffare dentro. Quindi queste sono le cose fondamentali. Bisogna insistere su questo discorso, perché è l'unica forma di prevenzione per le vie aeree ed è valevole nel bambino e negli adulti, perché il ristagno di muco nelle vie aeree del bambino provoca naturalmente l'ingrossamento delle adenoidi. Le adenoidi non è altro che tessuto che sta lì di difesa, che a un certo momento quando si è bambini è un po' più gonfio, un po' più grosso, poi con gli anni scompare, con gli anni le adenoidi si ritraggono nel 90% dei bambini, ma il bambino deve imparare comunque ad eliminare questo muco. Certo, e la soluzione è non l'unica può essere soluzione. Neanche, dottore, come si è fatto e forse si continua a fare, quella di togliere le adenoidi, perché questa è stata una cosa
di massa, quasi tutti i bambini sono stati sottoposti a questo intervento, perché non è risolutivo e non è necessario se si abituano i bambini a soffiare bene il naso e quindi ad espellere naturalmente il muco. Naturalmente, quello, appunto, quando noi parliamo di prevenzione e diciamo appunto consigliamo ai genitori di stare attenti appunto di fare in modo che il bambino impari a soffiare il naso da quando ha 2 anni e mezzo, 3 anni, ora se veramente i genitori, noi lo vediamo, noi voglio dire, sono dati che io vedo nella mia pratica clinica da 20 anni, che tante persone che si sono convinte di questo fatto, ma non li abbiamo più visti i bambini, non si ammalavano né di adenoidi e né di tonsille, soprattutto di adenoidi, non se ne parlava proprio, cioè l'intervento di adenoidectomia nel mondo continua ad essere praticato, ma perché è semplice, cioè si fa una grattata a questo tessuto, però poi noi vediamo che i genitori ritornano e ci dicono dopo 2 mesi che il bambino sta come prima, quindi ci sarà un motivo. Allora, molti infatti dicono anche che l'intervento di adenoidectomia non andrebbe nemmeno preso in considerazione. Ora, cosa vuol dire? Vuol dire che, questo diciamo, ecco, perché ci sono in effetti delle situazioni in cui, ma molto rare, in cui per esempio i bambini soffrono di problematiche ereditarie, congenite, in cui praticamente si produce un eccesso di muco oppure c'è un'ipertrofia, cioè il tessuto linfatico si ingrandisce, si gonfia, perché hanno queste patologie di base. Allora, questi bambini però con queste patologie ereditarie o congenite sono pochi, sono rispetto alla massa. In questi casi allora è chiaro che di sostruire la via aerea da un eccesso, ma io so che voglio dire, se mi rivolgo anche ai colleghi otorinolaringoiatrici, quanti di questi casi nella loro professione hanno visto con queste sindromi congenite in cui il bambino necessita poi di un'asportazione delle adenoidi? Sono pochissimi. La grande massa, il 95% di bambini, risolve il problema semplicemente soffiando imparando a soffiare il naso, tenendo le fosse nasali libere. Si operava una volta di adenoidi perché si diceva che sbloccassero il naso nella parte posteriore e quindi liberassero l'orecchio da queste otiti. Ci sono ormai studi che dicono che, e anche linee guida nazionali, che dicono che nelle otiti, nei bambini che hanno otiti ricorrenti, l'intervento di adenoidectomia non va neppure preso in considerazione. Ah, quindi può essere. Ci sono linee guida nazionali. Quindi voglio dire, perché chi ha osservato questi fenomeni, chiaramente quindi fa capire che l'adenoidectomia, se non in casi selezionati, quindi lo diciamo proprio per amore della professione, nel senso, cioè ci sono pochi casi in effetti in cui uno si imbatte, ma quanti sono? Sono pochissimi, sono rari. La maggior parte dei casi può essere risolta con una buona prevenzione che deve partire dai pediatri, dai medici di base e dagli otorini. Ecco, e poi non magari imbottiamo i bambini. Perché poi si è detto negli anni che questo intervento di adenotonsillectomia non è più appropriato, cioè che bisogna ridurre la mia. Cioè si è detto e si è fatto, ma vogliamo spiegare i motivi per cui l'intervento di adenotonsillectomia non andrebbe fatto e certo, non è bisogna. Intanto noi lo diciamo perché così un genitore chiede, ma è proprio necessario, non perché il genitore possa essere un esperto, ma deve avere il dubbio se è il caso o non è il caso, se ci sono le condizioni o meno, perché sarebbe un intervento inutile e controproducente, che non produce effetti. Cosa diversa per le tonsille, dottore, mi diceva lei nella pausa pubblicitaria. Abbiamo fatto di tutto, perché comunque si è fatto di tutto, insomma, a questo bambino per evitare l'intervento di adenoidectomia. Cioè di queste adenoidi che si sono gonfiate perché il bambino non ha mai imparato a soffiare il naso, si tiene tutto dentro. Poi, naturalmente, esposto al caldo, al freddo, produce molto muco e si ostruisce in maniera più o meno massiva. Così come noi leggiamo sui libri di questi bambini che in età, quando cominciano a frequentare l'asilo, cominciano ad andare incontro a tante otiti. Ma il bambino necessariamente deve essere esposto ai virus e agli organismi, si deve sviluppare il sistema immunitario, deve maturare il sistema immunitario. Quindi è gioco forza che il bambino deve essere esposto, però se il bambino comincia ad ammalarsi di otite ogni 15 giorni, vuol dire che lì c'è un qualche cosa di locale che riguarda il naso del bambino che non va. Vogliamo vedere se abbiamo fatto veramente di tutto per evitare che il bambino abbia queste otiti ricorrenti, recidivanti? Certo.
questo è il... O pensiamo che il problema si risolve togliendo le adenoidi, quando ci sono linee guida italiane che dicono che non vanno neanche prese in considerazione le asportazioni delle adenoidi, non producono nessun effetto. E poi un altro consiglio, il signore ci sottoponeva il problema, dice troppo caldo, vengono tenuti in questi ambienti chiusi con i riscaldamenti magari al massimo per ore e non sappiamo neanche il livello di umidificazione, di aereazione dei locali. Questo è un altro di quei fattori di cui abbiamo parlato prima, dell'inquinamento ambientale, che incide molto anche sul fatto che i bambini si ammalano così frequentemente poi quando vanno all'asilo. Dottore. Certo, infatti voglio dire, siccome come abbiamo detto prima necessariamente i bambini sono esposti a questi fattori ambientali, non si possono eliminare, ci dobbiamo convivere, ma vogliamo insomma vedere se nel bambino abbiamo fatto di tutto. Certo, il fatto caldo-freddo, quindi caldo-freddo, subito l'apparato respiratorio come reagisce, come risponde? Con un'iperproduzione di muco. Questo muco che produciamo lo vogliamo far eliminare o vogliamo che il bambino, così come anche l'adulto, se lo tenga dentro? Ecco, perché io vedo tra i pazienti persone, perché ormai sono anni che chiedo, no, prima non me lo chiedevo perché non attribuivo questa importanza, chiedo al paziente se lui era un soffiatore o un non soffiatore, se da bambino lui, e molti che hanno i polipi nasali mi riferiscono che non hanno mai soffiato il naso fin da bambino, cioè che si sono tenuti il muco dentro queste persone. Si sono tenuti il muco dentro. Con tutte le conseguenze di cui abbiamo parlato. Ora, siccome la natura umana forse porta a essere un po' così, no? Un po' contraddittori, voglio dire, quindi il muco dà una sensazione di nausea, di repulsione quando lo togliamo fuori. Tenerlo invece dentro nel naso non è repellente. Forse perché non lo vediamo. Non lo vediamo, però, quindi non è repellente. Immaginiamo che danni che fa. Io lo vedo quando bambini di 9 anni soffiano e mi riempiono i fazzoletti di muco verde, bambini che non hanno mai soffiato il naso. Cioè, allora, vogliamo porci il problema se abbiamo fatto di tutto veramente in queste persone per prevenire quello che loro poi hanno. Ecco, e questo è un consiglio che noi diamo ai genitori, che diamo agli operatori che hanno a che fare con i bambini, anche perché anche in un asilo, in una scuola bisognerebbe anche invitarli a parlare anche di queste cose, dottore, perché sono le buone prassi di prevenzione, perché sappiamo che poi l'apparato respiratorio è uno di quei fenomeni con cui si confrontano i genitori, perché i bambini si ammalano sempre, anche i ragazzini, e poi attribuiamo, sì, ci sono i virus stagionali, ci sono i batteri, c'è l'esposizione caldo-freddo, però c'è anche questa la base, no? La mancata consapevolezza di quello che si può fare. Guardi, da quello che lei ha detto in questo momento, io ho avuto questa immagine in questo momento, che l'unico modo in Italia di arrivare a questa forma di prevenzione, si arriva in Italia, si potrebbe arrivare, l'unico modo per arrivare è sensibilizzare ed indurre gli operatori scolastici, le maestre, a fare in modo che ai bambini in classe siano loro a insegnare ai bambini come si soffia il naso, perché dal punto di vista nostro, sia medico, non ci falliremmo. Noi non riusciremmo a farla questa campagna di prevenzione. No, anche perché voi lo potete arrivare ai bambini che vedete che hanno problematiche. Non riusciremmo a farla. Ecco, e noi speriamo che qualcuno accolga anche, cioè, ci vorrebbe proprio dei programmi, consiglio. Programmi proprio nelle classi, come diceva lei, cioè, proprio con gli operatori, che proprio lo facciano loro. Infatti, anche perché è una prevenzione a costo zero. Zero. Quindi zero. Noi parliamo sempre di prevenzione e poi ci scontriamo con forse i costi. Forse crollerebbe un indotto, forse, probabilmente. Sì, perché immaginiamo tutti i prodotti che vengono così dati e sollecitati per curare tutte queste patologie. Questo riguarda anche i grandi, dottore, perché noi vediamo con tutta questa pubblicità martellante di prodotti per inalazioni e quant'altro, soprattutto in questo periodo, sembrano tutte delle ricette miracolose, dei farmaci miracolosi, che se uno ha il mal di gola, ha il raffreddore, qualsiasi, ha l'influenza, subito passano. Ma anche qui i grandi devono fare attenzione, no? Soprattutto quando si prendono poi i prodotti da banco, certo, e senza una precisa, certo, indicazione, perché, certo, possono far male. Molti sono irritanti, molti prodotti sono irritanti, certo. E, voglio dire, è l'unico modo che c'è in effetti è questo di intervenire facendo capire che il naso, le cavità nasali vanno tenute pulite.
Ecco. Poi per quanto è possibile, comunque noi comunque continuiamo a respirare aria sporca, aria, certo, certo, aria che contiene. Però voglio dire, per poter per non evitare ecco, che fin da bambini si abbiano queste forme, l'unico modo è quello di fare in modo che il bambino attivamente espelli dal naso quello che gli, quello che gli entra. Dottore, prima di chiudere, parliamo di sordità o di ipoacusia. E siccome interessa tante persone e non solo le persone anziane, c'è un modo di fare prevenzione oppure alcune persone sono destinate a perdere l'udito mano a mano negli anni quando si avvicina alla terza età? E questa è anche una domanda importante ed impegnativa. Allora, anche qui dobbiamo dire, per amore di scienza dovremmo dire, esistono purtroppo tante forme, e qui sono tante. A differenza ecco, del bambino che può avere quelle malattie ereditarie che fanno sì che le adenoidi crescano a dismisura e sono pochissime, qui purtroppo nel campo dell'ipoacusia ci scontriamo con migliaia di forme di ipoacusia congenita ereditaria, che si possono manifestare sia alla nascita, sia si possono manifestare anche avanti negli anni, si possono manifestare anche nell'età adulta. E poi ci sono anche quelle forme, appunto, sempre ereditate, che però si manifestano, diciamo, nell'età anche più avanzata. Però si può fare una forma di prevenzione, si può fare, per esempio. In quali forme si può fare? Intanto si può fare in tutte queste forme che dicevamo, legate a queste otiti ricorrenti, legate a sovraccarichi di muco, a ristagni di muco nelle fosse nasali. E quindi anche quelle... È strettamente correlata a questo accumulo di muco. Quindi la parliamo nei bambini in cui c'è un eccesso di muco, c'è questa produzione, e l'eliminazione favorisce il funzionamento di questa, della tuba uditiva, che è un canale che collega l'orecchio al naso, che deve essere libero per ventilare l'orecchio. Quindi si può fare in tanti casi prevenzione eliminando, e non certo facendo l'adenoidectomia, perché quando si arriva all'ingrossamento delle adenoidi vuol dire che tu non hai fatto prevenzione, certo, e hai fatto ingrossare le adenoidi a dismisura. Quindi già si può fare una buona quota. Per quanto riguarda invece le ipoacusie, quelle a cui magari si riferisce anche lei, magari nell'anziano, è chiaro che si può fare prevenzione, e la forma di prevenzione in questi casi è legata alla correzione dei fattori di rischio cardiovascolare, cioè un'attività fisica regolare, evitare possa venire il diabete, no? Voglio dire, sono tutte cose che un organismo predisposto che deve sviluppare il diabete avrà la predisposizione, però... Facendo sì che si controlla con l'alimentazione, che si fa attività fisica, si può ritardare o impedire, no? il diabete. Molte forme di diabete, diciamo, e quindi, perché per esempio i pazienti diabetici ad un certo momento hanno anche abbassamenti dell'udito legati al problema della circolazione. Quindi tutti i fattori di rischio cardiovascolari che sono la pressione alta, il colesterolo alto, i trigliceridi alti, il diabete, il fumo di sigaretta, sono tutte cose fattori sui quali si può agire per prevenire il danno alla circolazione, che in molti casi è responsabile poi degli abbassamenti uditivi. Ecco, dottore, oramai in questa trasmissione affrontiamo sempre diverse problematiche, patologie e quant'altro, però di solito non viene citato tra i rischi di queste patologie cardiovascolari o comunque della circolazione, insomma deficienze o disturbi della circolazione, non viene mai citata la possibilità di perdere l'udito, di un abbassamento dell'udito. Forse non viene dato molto peso, eppure poi ci sono le persone, noi vediamo la gran parte di persone anziane, altrimenti non si spiegherebbero queste pubblicità anche massicce sulle televisioni, e che perdono l'udito e hanno bisogno della protesi. E anche qui è inspiegabile, non si vede. Quindi, come diceva lei, probabilmente non si sfocalizza a sufficienza, perché non si capisce per quale motivo, no? I fattori di rischio cardiovascolari possono incidere sul rene, possono incidere anche sul cervello, e non sull'orecchio, che comunque è un organo che per poter funzionare deve essere irrorato. L'orecchio, per poter funzionare, come tutti gli organi, per poter funzionare, deve essere irrorato dal sangue, deve arrivare il sangue.
Quando c'è un problema circolatorio e quindi c'è un problema microcircolatorio nell'orecchio, perché l'orecchio è un organo piccolino, le cellule che ci fanno sentire sono cellule microscopiche, quindi voglio dire è un piccolo organello che ha una microcircolazione. Un danno alla microcircolazione non fa funzionare bene le cellule che captano i suoni, quindi c'è un danno all'udito. Quindi così, analogamente a quanto avviene negli altri organi, anche per l'orecchio vale la stessa regola. E quindi bisogna stare attenti a uno stile. Per queste forme di ipoacusia, che probabilmente se uno va a vedere sono anche la maggioranza, se uno va a vedere, si può fare prevenzione. Ma la prevenzione da quando deve partire? Deve partire da molto prima. Certo. Deve partire appunto, ecco, per esempio, diciamo, da bambini, per evitare quelle forme di sordità nei bambini legate alle otiti, perché ci sono anche delle otiti che poi evolvono nei bambini e poi fanno perdere l'udito. Allora, quelle si può fare prevenzione, come dicevamo prima, anche per queste forme dell'anziano, diciamo, legate ai fattori vascolari, si deve fare la prevenzione che ci vuole nel caso, ecco, dell'ipertensione, del diabete. Noi oggi sappiamo, no, che i medici consigliano ai diabetici di fare sempre meno uso di medicine e di invece di fare attività fisica. Ci sarà un motivo, no? Un razionale. Quindi voglio sicuramente dire. Ecco, dottore, gli acufeni sono il nostro cruccio veramente, perché sappiamo che ad oggi non ci sono delle risposte, non ci sono delle soluzioni, non ci sono delle terapie, ma possono in qualche modo essere determinati anche da, dall'inquinamento, ad esempio, acustico, oppure da traumi, oppure da problemi di circolazione, microcircolazione. Anche per gli acufeni i fattori possono essere molteplici, spesso addirittura si sommano fra di loro, quasi mai ce n'è uno solo, si identifica un solo fattore, e spesso invece sono tanti che concorrono. Ora però, ecco, siccome anche degli acufeni tante volte ne abbiamo parlato, abbiamo sempre detto che molti acufeni nell'età, diciamo nell'anziano, riconoscono la causa vascolare. Però, per esempio, ultimamente alcuni stavano notando, e personalmente anch'io l'ho notato, che c'è un aumento notevole di questi acufeni nella popolazione, c'è un aumento esponenziale. Ed è un aumento che potrebbe anche essere correlato, come lo è, con l'uso di farmaci. Per esempio, ci sono tante persone che magari anche ci ascoltano, che fanno uso da anni di cardiaspirina. Sì, allora, l'aspirina è un farmaco che da quando è nato, da quando l'hanno scoperto, okay, hanno subito detto che l'aspirina era un farmaco che veniva testato contro il dolore. Quando lo testavano in laboratorio, loro dovevano arrivare a determinare la dose tossica. La dose tossica praticamente era legata alla comparsa degli acufeni. Abbiamo dimenticato che l'aspirina, l'aceto acetilsalicilico, è un farmaco che produce acufeni. Ecco. E questo spiega anche il diffondersi enorme, c'è un aumento di questo notevole problema, perché sono tantissime veramente le persone che prendono la cardiaspirina anni, tutti i giorni, insomma, ci potrebbe essere. Abbiamo detto una K per dire questo aumento che lei... Ecco, siccome dobbiamo chiudere, comunque continueremo noi in questa piccola battaglia che facciamo, soprattutto sulla attenzione all'inquinamento ambientale per quanto riguarda l'apparato respiratorio, perché è alla base di tante patologie e non può essere sottovalutato. Grazie al dottor Francesco Mellea, direttore dell'unità di otorinolaringoiatria degli ospedali di Rossano e Corigliano. Grazie a Enzo Leonetti in regia. Grazie a voi per essere stati con noi. Arrivederci. Buonasera.